Oggi compisci 5 anni e voglio dirti la verità su di te. Tu non sei mio figlio e non ti ho trovato nel mare. Tutte bugie che ti ho raccontato. Tu non sei bugiardo, eh? Ma io sì. Mi diverto a raccontare bugie. Ti dispiace sapere che non sei mio figlio? Che non sono né tuo padre né tua madre? Tutto è cominciato per una pelle di caprone. Sì, c'era un caprone che parlava, era divino. Questo caprone il dio Ermete l'aveva regalato a Nefele, quella che regna sulle nubi, perché Nefele doveva mettere in salvo i figli. Doveva metterli in salvo perché Ino voleva ammazzarli. Ino era moglie di Cadmo e seconda moglie del re di Orcomeno, che si chiamava Atamante. Atamante era figliolo di Eolo, quello che regna sui venti, di cui prima Ino era stata moglie. Oh, ma insomma, una questione di gelosia. Il caprone di cui ti ho parlato, che aveva la pelle d'oro, è riuscito a portare al di là del mare uno dei due figli di Nefele, che si chiamava Frisso. È arrivato nella città di Ea, dal re Eta, che era figlio del sole. Questo re ha accolto Frisso ed ha sacrificato al dio Zeus il caprone dalla pelle d'oro, per ringraziarlo. I discendenti di Eolo hanno fatto di tutto per riconquistare quel vello, perché portava fortuna ai re. Garantiva che il loro regno non sarebbe finito mai e tutto sarebbe restato com'era. Ma sì, hanno fatto di tutto, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. Beh, tu, Marmocchio, sei un discendente di Eolo. Perché sei figlio di un figlio di quella Tamanta là di cui ti ho parlato, sai? E che era il re di Olco, una città qui vicino. Molto, molto ricca di pecore e di grano. Che poi è tutta proprietà del re. Tuo zio Peli ha messo in prigione tuo padre e si è impadronito del regno. Che ti spetta. Ed io ti ho tenuto qui. Al sicuro. Hai capito? Ah, beh, sì, è una storia un po' complicata. Perché è fatta di cose. E non di pensieri. Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tienilo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito. E comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo. Vicino. Felice. Lì, ti sembra che un pezzetto solo non sia innaturale e non sia posseduto da un dio? E così è il mare. In questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida, guardati alle spalle. Che cosa vedi, eh? Forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle. Con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle 3 del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare, lucido e rosa come l'olio. Quelle ombre di alberi e quei canneti, In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra. O silenzio, o odore di erba, o fresco di acque dolci. Eh sì, tutto è santo. Ma la santità è insieme una maledizione. Gli dèi che amano, nel tempo stesso odiano. Forse mi hai trovato, oltre che bugiardo, anche troppo poetico. Ma che vuoi, per l'uomo antico i miti ed i rituali sono esperienze concrete che lo comprendono anche nel suo esistere corporale e quotidiano. Per lui la realtà è un'unità talmente perfetta che l'emozione che gli prova, mettiamo, di fronte al silenzio di un cielo d'estate, equivale in tutto alla più interiore esperienza personale di un uomo moderno.
Tu andrai da tuo zio, usurpatore del tuo regno, a reclamare i tuoi diritti. Ed egli, per eliminarti, avrà bisogno di qualche pretesto. Ti manderà a compiere qualche impresa. A riconquistare il vello d'oro, per esempio. Così te ne andrai in un paese lontano, di là dal mare. Qui farai esperienza di un mondo che è ben lontano dall'uso della nostra ragione. La sua vita è molto realistica, come vedrai. Perché solo chi è mitico è realistico, e solo chi è realistico è mitico. Questo è almeno ciò che prevede questa nostra divina ragione. Ciò che essa non può prevedere, disgraziatamente, sono gli errori a cui ti condurrà. E chissà quanti saranno. Ciò che l'uomo, scoprendo l'agricoltura, ha veduto nei cereali, ciò che ha imparato da questo rapporto, ciò che ha inteso dall'esempio dei semi che perdono la loro forma sottoterra per poi rinascere, tutto questo ha rappresentato la lezione definitiva, la resurrezione, mio caro. Ma ora questa lezione definitiva non serve più. Ciò che tu vedi nei cereali, ciò che intendi del rinascere dei semi, è per te ormai senza nessun significato. Come un lontano ricordo che non ti riguarda più. Infatti non c'è nessun Dio. Sada
dà vita al seme e rinasci con il seme. Aspettatemi qui. Caro zio, sono venuto a riprendermi il mio regno. Te lo restituirò, ma anche tu dovrai concedermi qualche cosa. Per il bene comune. Che cosa intendi dire? Esiste un segno della perennità, del potere e dell'ordine. Questo segno è la pelle d'oro di un caprone divino. Essa si trova in una terra lontana, oltre il mare, dove nessuno è mai stato. Se tu porterai nella nostra città quella pelle d'oro, io te lo restituirò, il tuo regno. Che bei cavalli. Prendiamoli. Vieni.
Prega per noi. Preparatemi, voglio andare a pregare al tempio.
Vieni con me. Dove? Vieni con me. Aiutami a rubare il vello. Cosa c'è? Arriva un carro con due donne. C'è una pelle di capra d'oro. Non fare lo stupido. Andate a preparare i cavalli.
Thank you.
Grazie a Dio perché benedica le vostre tende. Non ripetete il primo atto di Dio. Voi non cercate il centro. Non segnate il centro. No! Cercate un albero, un palo, una pietra. Ah, parlami, terra. Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, sole. Dove è il punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami, terra. Parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Tu, erba, parla. Tu, pietra. Parlami, dove tu sei, tu terra? Dove ti ritrovo? Dove il legame che ti legava al sole? Tocco la terra coi piedi e non la riconosco. Guardo il sole con gli occhi e non lo riconosco. Oh.
Penso che oggi dovrei fare un'esperienza inaspettata. Comprendere che i re non sempre sono obbligati a mantenere le loro promesse. Bene, ho capito. Cedo, ecco qua. Tieniti il tuo vello, segno della perennità del potere e dell'ordine. La mia impresa mi è servita almeno a capire che il mondo è più grande del tuo regno. E poi, se vuoi che ti dica quello che secondo me è la verità, questa pelle di caprone lontana dal suo paese non ha più alcun significato. Bene, è giunto il momento di lasciarci. Addio. Addio. Thank you.
Giasone! Giasone! Come mai sei qui? Come mai sei qui? Vuoi dire come mai siamo qui? Ma è una visione. Se lo è, sei tu che la produci. Noi due siamo infatti dentro di te. Ma io ho conosciuto un solo centauro. No, ne hai conosciuti due. Uno sacro, quando eri bambino. E uno sconsacrato, quando sei diventato adulto. Ma ciò che è sacro si conserva accanto alla sua nuova forma sconsacrata. Ed eccoci qua, uno accanto all'altro. Ma qual è la funzione del vecchio centauro, quello che ho conosciuto da bambino? E che tu, centauro nuovo, se ho ben capito, hai sostituito non facendolo scomparire, ma sostituendoti a lui. Esso non parla naturalmente, perché la sua logica è così diversa dalla nostra che non si potrebbe intendere. Ma posso parlare io per lui. È sotto il suo segno che tu, al di fuori dei tuoi calcoli e della tua interpretazione, in realtà ami Medea. Io amo Medea. Sì. E inoltre hai pietà di lei. E comprendi la sua catastrofe spirituale. Il suo disorientamento di donna antica, in un mondo che ignora ciò in cui lei è sempre creduto. La poverina ha avuto una conversione alla rovescia e non si è più ripresa. E a che mi serve sapere tutto ciò? A nulla. È la realtà. E tu per quale ragione me lo dici? Perché nulla potrebbe impedire al vecchio centauro di ispirare dei sentimenti. E a me, nuovo centauro, di esprimerli. Nutrice, accompagnami. Avanti, nutrice, accompagnami. Dove? A Corinto. Ma non puoi. Accompagnami.
Signora, perché hai deciso di rassegnarti così? Che cosa dovrei fare? Dicono. Che cosa dicono? Che tu, nel tuo paese, se volevi, potevi compiere prodigi, dominare l'aria e il fuoco. Almeno così dice la gente qui a Corinto. E ha paura di te. Ha paura? Sì, come si ha di una maga. Perdonami, ma parlo così, nella speranza di aiutarti spingendoti... Alle opere di magia. Da più di 10 anni sono lontana dal mio paese. Ma tu sei rimasta quello che eri? No, sono un'altra creatura ormai. Ho tutto dimenticato. Ciò che era realtà, ora non lo è più. Ma forse, se tu volessi, tu potresti ricordarti del tuo Dio. No. Forse hai ragione. Sono restata quella che ero. Un vaso pieno di un sapere non mio. Non mi riconosci? Sì. Sei il padre di mio padre. E allora che cosa aspetti? Coraggio. Oddio! Oh giustizia, cara Dio! Oh, luce del sole, la vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida. Ormai vado diritto al segno e infine mi vendicherò come devo. Oddio, oh giustizia, cara Dio, oh luce del sole, ascoltate dunque i miei piani. Manderò una delle mie donne a pregare Giasone di venire da me. Sarò con lui molto dolce e gli dirò: è giusto che tu sposi la figlia del re. Gli dirò, questo matrimonio sarà molto utile ai nostri figli. Oddio! Oh giustizia, cara Dio! Oh luce del sole! Poiché ci hai rivelato le tue intenzioni, noi vorremmo esserti utili, consigliandoti di ricordare le più sante leggi umane. Oddio! Ormai mi è impossibile agire diversamente. Voi non potete approvarmi solamente perché non avete sofferto tutti i mali che ho sofferto io. Ma chi ti darà il coraggio di fare ciò che hai in mente? Chi ti darà questo coraggio? Troverò questo coraggio pensando che egli ne sarà straziato. Ma tu non lo sarai di me, povera donna disperata. Cara Dio. Basta, nutrici, basta! È tempo di agire! Queste chiacchiere sono del tutto inutili! Tu, nutrice, vada a Giasone e conducimelo qui. Però ti prego, non dirgli nulla dei nostri piani. Tu mi ami e per di più sei donna.
nelle tue vecchie spoglie, Medea. Nelle tue vecchie spoglie. Bambini, venite! Hai voluto che io venissi da te. Eccomi qui. Che novità ci sono? Dimmi. Ecco, su, prendete questi vestiti e portateli in dono a Glauce per il suo sposalizio. Ditele che la mamma non le vuole del male, le augura anzi felicità. Ecco, adesso tenete per mano vostro padre, che vi porterà da lei. Dimenticate ogni vecchio rancore contro di lui, come ho fatto io. Abbiamo fatto pace. Su, andiamo, bambini, prendetelo per la mano. Ah, ho un oscuro presentimento di dolore. E cari bambini, voi vivrete ancora a lungo, stringerete ancora a lungo la mano di vostro padre. Povera me. Non faccio altro che piangere e sentirmi piena di angosciosi timori. Proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite con vostro padre, eccomi qui che piango. Non pentirti di ciò che hai fatto. È umano che tu fossi così adirata con me. Ma ora pare infine che abbia prevalso in te la saggezza e che tu abbia saputo vincerti. E quanto a voi, bambini, in quanto a voi state certi che vostro padre ha pensato al vostro avvenire. Insieme coi vostri fratelli occuperete il primo posto in questa città. Ma perché tu continui a piangere? Non preoccuparti. La donna è una creatura debole, facile alle lacrime. Ma tu promettimi di pregare la sposa perché convinca il re suo padre a non voler bandire i nostri figli. Non temere, lo farò e ci riuscirò. Via, presto. Andate ora. Se vi arriderà la buona sorte, come spero, ritornate con la lieta notizia che attendiamo. Andiamo. La mamma ti manda questo regalo per le tue nozze. Dice che non ti vuole male e che anzi ti augura tanta felicità. Ma
Non puoi accettare questi doni. Ascoltaci. Ringraziate tanto la mamma, bambini, e ditele che sono tanto felice per questo dono che mi ha mandato. Vestitemi. Thank you.
che bell'abito da sposa. Venite con me. Medea, vengo in cerca di te. È inutile che tu mi guardi a quel modo, piena di una muta ira contro tuo marito. Devo ordinarti di lasciare questa città insieme con i tuoi due figli, immediatamente. Come vedi, mi interesso di persona al vostro esilio. E non ritornerò a casa finché non ti avrò cacciato fuori al di là dei confini del mio regno. Ma perché anche i miei figli? Perché mi fai paura. Mi fai paura, te lo dico apertamente, per la mia figliuola. È noto a tutti in questa città che come barbara, venuta da una terra straniera, sei molto esperta nei malefici. Sei diversa da tutti noi, perciò non ti vogliamo tra noi. Invece così povera questa mia sapienza. D'altra parte, di quale tue offese dovrei dolermi? Soltanto lui è responsabile. Lui, mio marito. Non provo dolore per il tuo comportamento. Anzi, esso mi sembra giusto. E non provo dolore per la tua felicità. Fatele pure queste nozze. Sì, siate lieti. Per me ti chiederei soltanto una grazia. Non cacciarmi. Lasciami qui. Chinerò il capo davanti a coloro che sono più forti di me. Certo, le tue parole sono dolci, umane. Ma è impossibile vedere nel fondo di un'anima. È vero. Questo è vero. Dammi almeno un giorno di tempo perché io possa pensare all'esilio. Pensare a chi chiedere aiuto per mantenere i miei figli ora che loro padre li ha completamente abbandonati. Purtroppo il mio volere non è quello spietato di un tiranno. E la mia indole spesso mi è stata dannosa, lo so. Sento di sbagliare, ma voglio concederti ciò che mi chiedi. E dirti la verità. Non è per odio contro di te, né per sospetto per la tua diversità di barbara. Arrivata alla nostra città coi segni di un'altra razza, che ho paura. Ma è per timore di ciò che può fare mia figlia, che si sente colpevole verso di te. E sapendo il tuo dolore, prova un dolore che non le dà pace. Tanto che per lei queste nozze con Giasone sono ragione di tutto, anziché di felicità. È perché tu, senza colpa, non la opprima con la tua presenza, che io voglio disumanamente cacciarti via dalla mia terra.
Nutrice, ti prego, va a chiamare Giasone. Mia destra, stretta tante volte dalle tue mani. Mia ginocchia, abbracciate tante volte e tanto inutilmente da questo miserabile uomo che deve tutto a me e su cui ho perso ogni speranza. Cosa rimpiangi? È ora che tu ti convinca, infine, chiaramente che io devo soltanto a me stesso la buona riuscita delle mie imprese. Anche se tu non vorrai mai riconoscere che se hai fatto qualche cosa per me, lo hai fatto solo per amore del mio corpo. Tu mi rimproveri di essere ingrato, ma io, anche se forse senza molta fatica, e magari lo ammetto non volendolo, ti ho dato infine molto di più di quello che ho ricevuto. Non vantarti di questo. Mi hai mandato a chiamare. Bene, eccomi. Eccomi qui. Ti ascolterò di buon grado, anche se tu mi odi ormai. Sentiamo, che novità ci sono? No, nessuna novità. Volevo soltanto che tu mi perdonassi. Lo so, bene che mi attende un esilio senza amici. E tutto il resto è inutile ormai. Io sono stata ingiusta. E tu hai fatto bene a comportarti così. Perdonarti? Ma sì, ti perdono. È tutto ciò che ti chiedevo prima di andarmene. Ti ringrazio. Addio. 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 Bambini, venite, su, venite.
Prendete questi vestiti e portateli in dono a Glauce per il suo sposalizio. Ditele che la mamma non le vuole del male, le augura anzi felicità. Ecco, adesso tenete per mano vostro padre, che vi porterà da lei. Dimenticate ogni vecchio rancore contro di lui come l'ho dimenticato io. Abbiamo fatto la pace. Su, prendetelo per mano. Ah, ho un oscuro presentimento di dolore. Miei bambini, voi vivrete ancora a lungo. Stringerete ancora a lungo la mano di vostro padre. Povera me, non faccio altro che piangere e sentirmi piena di angosciosi timori. Proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite con vostro padre. Eccomi qui che piango. È umano che tu fossi così adirata con me. E in quanto a voi, bambini, state certi che vostro padre ha provveduto al vostro avvenire. Insieme coi vostri nuovi fratelli occuperete il primo posto in questa città. Ma perché tu continui a piangere? Ah, non preoccuparti. La donna è una creatura debole e facile alle lacrime. Ma tu promettimi, promettimi di pregare la tua sposa perché convinca il padre a non voler bandire i nostri figli. Non temere, lo farò e ci riuscirò. Addio. Via presto dunque. E se vi arriderà la buona sorte, come spero, ritornate con la lieta notizia che stiamo aspettando. Ti manda questo regalo per le tue nozze. Dice anche che non ti vuole male, anzi ti augura molta felicità. Ringraziate la vostra mamma, bambini, e ditele che sono tanto felice per questo dono che mi ha mandato. Thank you.
poco, ma... Sudo, bravo, vieni. Vai giù, giù. Vieni. Amore. Dormi, suda bravo, dormi.
rischio di passare attraverso il fuoco. Non potrei farlo. È inutile tentare. Se vuoi parlarmi puoi farlo, ma senza avermi vicino né toccarmi. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Non soffri anche tu come me ora? Purché tu non arrida, io voglio soffrire. Ma quel tuo stesso Dio ti condannerà, basta! Sì, basta, e che cosa vuoi da me? Lasciami seppellire i figli e piangerli. Tu? Torna piuttosto a seppellire la tua sposa. Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini. Ora il tuo pianto non è niente. Te ne accorgerai nella tua vecchiaia. Per il tuo caro Dio ti scongiuro. Lasciami accarezzare ancora una volta quei poveri corpi innocenti. No, non insistere ancora. È inutile. Niente è più possibile ormai.